Innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito, la possibilità di condividere questa mia esperienza. Per me, di solito, essendo una giornalista di penna, come si dice, mi parli qualcuno di loro, quindi è più difficile che partecipi a questi incontri. Quindi io, dopo l'intervento del professore, che ritengo molto esaustivo, mi concentrerò sostanzialmente su altre. Facendo un passo indietro, giungerò più o meno alla situazione della possibile conferenza di pace di CNR2, passando le percorrenze di direttrici differenti, facendo un passo indietro a quella che è l'inizio della rivolta siriana, quindi facendo anche un parallelo con le primavere arabe, ammesso che possa parlarsi di primavere e non di autunno inoltrati, visto come stanno finendo, qual è la situazione soprattutto in Libia e in Egitto. Farò un piccolo passaggio, a mio parere fondamentale, sul ruolo della stampa, soprattutto internazionale, e la copertura che è stata fatta degli eventi, il condizionamento che ne è stato fatto, soprattutto per quanto riguarda Libia e Siria. Poi farò un passaggio molto veloce geopolitico per capire come il blocco e la stasi nel confronto militare, come il mancato attacco sia all'inizio rispetto alla Libia sia successivo, ha portato a una frammentazione sul territorio, e anche come questo abbia investito in Libano, e arriverò appunto alla questione libanese e sui profughi che ho avuto la possibilità di incontrare in Libano. Dunque, tornando un attimo indietro, dicevo, la Siria viene inserita più o meno a ragione all'interno di quelle che sono le primavere arabe, come ha detto il professore. Anche lì i moti sono iniziati come molto laici, di ragazzi con problemi economici, di persone formate, quindi non la vita religiosa che si è vista successivamente. Grosso modo è successo non molto dopo l'inizio delle rivolte in Libia. E qual è la differenza sostanziale tra la Libia e la Siria, e qual è la stretta analogia? La differenza sostanziale sta tutta nell'intervento che è stato fatto, quindi la soluzione militare a una rivolta che si riteneva come unica possibilità di possibile soluzione quell'intervento militare. Un intervento militare che in Libia è stato praticamente immediato, perché tutto sommato Gheddafi era un leader in un certo senso distaccato rispetto ad altre posizioni, non era molto ben visto dalle monarchie del Golfo, era sostanzialmente fuori da certi contesti, era sacrificabile, e soprattutto la Francia ha spinto molto per questo intervento. Visto che tutto sommato c'erano le condizioni, e visto che la NATO ha ritenuto opportuno poter partecipare anche con una spesa minima, visto la differenza di budget rispetto alla campagna afghana, si è ritenuto opportuno di dare questo scopo militare. Va detto che gli americani erano molto contrari all'intervento in Libia, e lo erano anche per la Siria, tant'è che nonostante i passi avanti e la possibilità di un intervento a settembre di quest'anno, poi non c'è più stato. Erano contrari perché l'amministrazione Obama aveva una posizione molto differente nei confronti rispetto al Medio Oriente, una posizione non interventista, perché con interessi maggiori sull'engagement nell'area asiatica. Ad ogni modo, la Francia ha premuto molto, l'Italia ha detto, con l'altro governo, ha detto ma sì, perché no, andiamo anche noi, non fa mai male bombardare qualcuno, e quindi si è risolto in questo modo. Gli americani in realtà non erano molto felici, però i francesi avrebbero bombardato per 3 giorni, perché poi delle spese militari, poi in fondo oltre agli americani anche della NATO, tutti messi insieme, non è che si riesce a fare chissà quale guerra, ci vogliono sempre gli americani, che hanno dato il loro placet. Placet che però non è stato dato in Siria, appunto perché, come dicevo, l'assetto geopolitico è completamente differente. La cosa molto simile però che c'è stata in Libia, che si riscontra in Siria, è la forza dell'informazione, ovvero la pressione da parte soprattutto di alcuni network internazionali, uno in particolare, quello panarabo ovviamente, che ha sposato la causa della riunificazione del Medio Oriente sotto una bandiera religiosa simile, e quindi intenzionata a rompere quella che è definita la mezzaluna
sciita, quindi Iran e Hezbollah in Libano e Siria, e dunque è stato forte questo interesse, e quindi ha portato che in particolare Al Jazeera abbia costruito, perché poi si è risultato essere un falso, ha costruito il caso Sbelli per l'intervento, in Libia, quindi quelle fosse comuni, quell'intervento che fu detto di essere stato molto estremamente violento, di bombardamenti e di una repressione violenta. È indubbio che Gheddafi fosse un dittatore, e anche quando aveva la tenda qui vicino non è che fosse molto differente. Che abbia reagito in qualche modo alla rivolta interna del suo paese non c'è dubbio, ma non è stato certamente peggiore di quello che ha fatto Assad anche all'inizio, che anche, come ha detto il professore, in maniera si è trovato impreparato per certi versi, perché proprio non ci si lo aspettava che potesse sorgere qualcosa di simile anche in Siria. Nonostante questo, io voglio dire, l'intervento dell'esercito siriano è stato non meno forte di quello che c'è stato da parte di Gheddafi in Libia. E parimenti c'è stato un tentativo da parte della stampa, come dicevo, ben riuscito in maniera eccellente e veloce in Libia, di meno ben riuscito per la Siria. Perché? Si è detto, dicevamo anche prima col professore, all'inizio, soprattutto nel corso del 2011-2012, è emerso nella stampa internazionale che Al Jazeera e altri network della regione, ma non solo, anche quelli americani, avessero fatto arrivare dei telefonini ai satellitari o comunque dei telefonini che potessero fare delle riprese e comunicare all'estero per riprendere le rivolte che c'erano all'interno delle città siriane, già con una difficoltà grossa che c'era e c'è ancora adesso, ed è sempre più pericoloso per i giornalisti entrare in Siria. Diamo i telefonini a queste persone in modo che loro ci facciano sapere cosa succede. E quindi dicevamo, questo è servito a che cosa? Si cercava il caso Sbelli, si cercava di fomentare la rivolta in loco, e si cercava di far passare l'idea che un intervento militare in Siria sarebbe stato comunque breve come quello libico, quindi ci sarebbe stata la possibilità di liberarsi delle armi che sono sempre in eccesso nonostante tutto, e ci sarebbe stata la possibilità di chiudere lì la battaglia, di poi quello che succedeva all'interno della Siria, come tanto quello che sta succedendo in Iraq, o come quello che sta succedendo in Libia o in Egitto, erano problemi loro. Questo per fortuna non è passato soprattutto per l'impatto geopolitico che appunto si sarebbe avuto nella regione. Il mancato attacco sia all'inizio sia dopo quella che gli americani hanno chiamato con superamento della linea russa, cioè l'utilizzo delle armi di distruzione di massa, non c'è mai stato, perché si è temuto che questa, per dirla in maniera polemica, poi smetta subito, il denaro che si sarebbe guadagnato con l'intervento se ne sarebbe speso ancora in tema di armamenti, se ne sarebbe speso ancora di più per tenere le truppe sul terreno, o comunque per contrastare i due blocchi forti, perché la Siria di Assad, come anche il professore, ha una posizione sul Medio Oriente molto più forte rispetto alle altre, ha degli armamenti comunque moderni, ha la possibilità di rifornirsi di armamenti dalla seconda potenza militare, anche ancora per poco, perché la Cina ci supererà anche loro, la seconda potenza militare del mondo, e quindi soprattutto dei un alleato forte come quello italiano, e milizie sempre pronte a combattere come quelle di Hezbollah. E nonostante di fronte si ponesse un asse non da poco con l'anello debole, i francesi, l'Europa sempre disunita, e dall'altra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Perché poi è vero che, come dice il professore, dividere soltanto in maniera più univoca, soltanto in due grossi tromboni sciiti e sunniti non è corretto, però sta di fatto che i grandi player del Medio Oriente i cui screzi generano sempre grossi problemi all'interno dello scenario medio orientale sono appunto l'Arabia Saudita e l'Iran. Dunque l'intervento non c'è stato. Il fatto che non ci sia stato un intervento ha portato
che non ci sia stato un intervento militare, che quindi non siano intervenute le potenze del, diciamo, straniere, ha portato, come ha detto anche giustamente il professore, a uno spezzettamento del conflitto e quindi a una radicalizzazione. E quindi, dato che i player sono due, una radicalizzazione anche in senso della, del confronto civile su Mili, perché risolvi alle milizie che attualmente si stanno combattendo, stanno combattendo sul territorio siriano, e sostanzialmente arrivano dall'Arabia Saudita, e non sono, cioè, non uno squarcio certo chissà quale velo dicendo questa cosa, che è abbastanza anche dichiarata. Perché se è vero che i francesi e anche americani da tempo, e pare anche l'Unione Europea, ma vabbè, gli danno i giubili antiproiettili, abbiano comunque, come dire, stiano comunque aiutando la fazione dell'esercito libero siriano, sul quale ci sarebbe da fare un discorso anche bello ampio, perché poi non è che sia anche quello un grandissimo esercito e unitario. L'esercito siriano viene fuori sono i non alawiti, i non dirigenti, i non generali e grandi vertici dell'esercito, che si sono staccati perché non avevano visibilità prima e la cercavano adesso, ma al loro interno sono parimenti divisi, e molto divise sono anche le milizie che vediamo sostanzialmente sul campo, perché sono sì finanziate tutte più o meno dallo stesso finanziatore, le armi arrivano di là, ma sono anche loro molto divise. I combattimenti che si stanno avendo adesso in Siria sono molto localizzati e molto spesso non c'è neanche comunicazione tra le varie anime, e qui torno a quello che giustamente ha detto il professore. Parliamo di combattenti sunniti, di milizie sunnite che combattono in Siria, ma chi sono? Non lo sanno neanche loro, molto spesso non hanno questi grandi collegamenti, cioè non c'è un fronte unico. Questo è anche il grande problema che andrà affrontato nella conferenza di Ginevra 2 per risolvere il problema. Ma tornando a questo spezzettamento sul territorio, a questa frammentazione anche del conflitto, questo ha investito molte aree, perché va ricordato che se la Siria esiste in quella collocazione geografica, se esiste in Libano e anche tutti gli altri paesi del Medio Oriente, quella che si riconoscono dalla linea dritta tracciata con il righello, è perché quelle righe sono state fatte a tavolino, e ne sono una bella rappresentazione grafica, secondo me molto molto giusta, sono state tracciate in quel modo senza avere una cura nel capire quale fosse la differenza all'interno delle varie comunità, dei vari credi che c'erano nel Medio Oriente, come è stato fatto per i dominions britannici. Il divide et impera ha, come dire, i suoi effetti negativi tanto quanto in Africa li ha anche in Medio Oriente. E nel caso specifico della Siria, oltre al divide et impera, si è aggiunto anche l'avere favorito inizialmente l'ascesa diciamo al potere di una forza che era una minoranza su una maggioranza, cioè quella degli alawiti, appunto, su un territorio che nonostante le numerose comunità cristiane comunque a maggioranza sunnita. E dunque questo spezzettamento ha avuto altro dei riflessi in tutto il Medio Oriente, ma soprattutto in Libano. Accendere oggi un telegiornale molto spesso si sente che delle bombe a Beirut e del riflesso della guerra siriana. Perché? Perché tutta la regione è investita. Io nelle varie interviste che ho fatto nel periodo in cui sono stato a inizio settembre a ridosso dell'attacco che poi c'è stato in Libano, ho avuto modo di parlare con molte persone, anche giornalisti del posto, giornalisti stranieri, fotografi, loro mi hanno detto tutti questa cosa: non valutare il Libano, la Siria, l'Iraq sui confini. Considera che se Nasrallah, con ipotesi, il leader di Hezbollah, durante una preghiera del venerdì fa un attacco violento nei confronti di qualcuno, dice di appoggiare fino alla morte Assad, il giorno dopo dove dai che si scontreranno? Da qualche parte si scontreranno. E questo l'esempio è diciamo, molto calzante, perché è quello che sostanzialmente è accaduto 3 giorni fa, quando 4 giorni fa è saltata. Quando c'è stato l'attentato pure dell'ambasciata iraniana difesa da Hezbollah, che sono i due partner di Bashar al-Assad. Io riporto anche la frase del primo ministro libanese, che ha detto: stanno usando il paese come una cassetta delle lettere,
per inviare un messaggio delle potenze straniere, ed è esattamente così, perché pochi giorni prima il leader Nasrallah, che appunto ha dato il suo giurato fedeltà ad Assad fino alla fine, e cioè, è stata l'ambasciata iraniana, cioè il player principale, il principale finanziatore, difesa da Hezbollah. Poi va detto anche la particolarità del Medio Oriente, in questa particolare circostanza del Libano, laddove nonostante la difesa delle sedi diplomatiche sia un diritto riconosciuto al diritto internazionale e deve essere in mano al paese, l'ambasciata iraniana è difesa da quella che è sostanzialmente tutto sommato la milizia di un partito, che è cioè Hezbollah, il che fa capire anche quale sia la situazione molto delicata in Libano. Non dimentichiamo che nella parte della finita della guerra civile in Libano, la Siria prese un importante controllo sostanzialmente con la parte siriana della parte settentrionale del paese, e la parte meridionale fu invece assicurata e sotto il controllo di Hezbollah. E quindi questo frastagliamento, questi incroci, combattimento a macchia di leopardo e a piccoli micro conflitti che si generano a volte anche in quartieri, ha creato delle grosse difficoltà. E in tutto questo chi paga sono i profughi, e pagano in due modi diversi, perché pagano sia perché pagano gli effetti della guerra che subiscono in Siria, che sono costretti, per la quale sono costretti a scappare, e pagano anche a livello di copertura mediatica. Cioè, io vorrei sapere chi di voi ha letto dei grandissimi reportage giornalistici, delle grandi interviste sui profughi siriani in Siria. Io no. Se qualcuno prima dell'intervento armato, del possibile intervento armato di settembre del 2013, dopo le armi di distruzione di massa, chi ha letto delle interviste o dei grandi reportage sui profughi? Nessuno. Perché da una parte ci si deve, e io lo dico sulla mia pelle, perché io sono giornalista freelance, quando vado su un posto del genere mi chiedono il pezzo di grande analisi geopolitica, ma il pezzo sui rifugiati, vabbè, però che dobbiamo fare? Sono rifugiati, scappano. E quindi da una parte la cultura mediatica si dirige sulla questione geopolitica, sulla questione economica, da una parte appunto i micro conflitti, quindi la bomba che esplode tira più, la foto della moschea in fiamme perché c'è stata la bomba tira più di un bambino, nonostante le foto, ecco, sono andato proprio bene, nonostante, voglio dire, dal mio punto di vista tirino più queste foto qui, però purtroppo questa è la vicenda. E io sono andato in Libano, e come sono andato nelle altre parti del mondo che ho potuto avuto modo e fortuna di visitare, per sapere che cosa stanno passando le persone. Volevo guardare in faccia i profughi, volevo guardare in faccia la realtà del paese e capire. E che cosa ho capito? Se metti la parte di Tripoli, interruzione, però mi piaceva. Questa divisione di cui sto parlando, che appunto crea dei micro conflitti, è all'interno. Se si va in Libano, l'atmosfera è estremamente pesante, si sente il peso della tensione in ogni momento. Ad esempio, circolando per le città si capisce se una strada è controllata da un partito, dalla foto del leader del partito che c'è all'esterno, un'iconografia anche abbastanza famosa, insomma, nel Medio Oriente. Si capisce se c'è un alawita, se c'è un sunnita, se ci sono le milizie che controllano in base alle bandiere. Queste sono bandiere nere tipiche delle milizie sunnite, perché quel quartiere è in realtà su Syria Street, ma questa è precedente, è un quartiere, questo quartiere controllato dalle milizie sunnite, ed è un quartiere dove per uno sciita è difficile avvicinarsi, può essere letto anche come una sfida, quindi scendono tutti con i fucili e sparano, perché non è che si fanno grossi problemi. Questa è Syria Street, cioè quella strada che da questo punto esatto conduce al confine siriano. Questa è la città di Tripoli, nel nord del Libano. Questa foto inquadra a sinistra il quartiere sunnita, cioè tutta la città, a destra c'è il quartiere alawita, che è anche l'unico
quartiere alla guida di Tripoli, che è la città più sunnita del Libano. E se vai avanti con... questi sono i segni che ci hanno indicati dalla persona che ci ha accompagnato sul posto. I muri sono diventati colpi, perché questo è il versante sumida della strada. Dall'altro lato, cioè dal versante scita, alla guida, si verificano continue sparatorie, ovvero si arriva la notizia dell'avanzamento di una milizia, non lo so, che ha preso il quartiere di Aleppo, ok, festeggiamo, scendono e sparano contro gli alawiti. Assad fa una dichiarazione particolare, dice dovete contrastare il nemico, scendono dall'altro lato e si sparano. E quindi se vai avanti anche a lui. E quindi ci sono segni di sparatorie continue. Io non so chi abita qui nelle facciate, ma purtroppo c'è gente che si è costretta anche ad abitarci. Questa è la situazione. Nei quartieri non ci si entra. Cioè, e questo è il minareto della moschea alawita sull'altro versante del paese, della città. E questo è l'unico quartiere alawita. Quindi questo. Il reportage che ho poi effettuato era proprio fondamentale dal mio punto di vista per far capire come sì la Siria, sì Damasco, sì Assad, Obama e tutti gli altri, però qui non ci si può camminare per strada, perché se succede che c'è uno scontro anche ideologico, religioso, basta una parola che detta di troppo nella preghiera del venerdì, mi hanno detto tutti, perché si scenda di casa e si passi il weekend a sparare, questa è una cosa che è divertente nell'espressione, una frase di un fotografo che ho incontrato a Beirut, ha detto no, vabbè, ma quello è normale, tu il venerdì pomeriggio devi stare sempre attento, perché va bene che non si sparano o non fanno esplodere una bomba, però può succedere sempre che c'è uno che fa una dichiarazione troppo forte durante la preghiera, come si passano i muri, scendono, chiudono i negozi e vanno a spararsi, e passano il weekend a spararsi anziché alla partita. Queste immagini sono, questo è lo skyline di lì dal mare. Queste immagini, sono le immagini, ecco, delle moschee che sono saltate il giorno 23 agosto. Io ci sono stato 15 giorni dopo, erano già così praticamente ricostruite, questo è un po' meno, ma l'altra era ricostruita, ciò significa che i soldi per ricostruire le moschee arrivano tanto velocemente come quelli per comprare le armi. E queste queste moschee sono saltate il giorno 23 dopo che si presume in risposta agli attentati che sono stati fatti contro Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut un paio di mesi prima, che avevano pure fatto una sola prova la ventina di morti, ormai non si contano neanche più, dice che loro i morti quando li prendono dal campo li atterrano, non è che c'è un'indagine o una cosa, così funziona. Il che, voglio dire, detto a un occidentale, è anche difficile da raccontare, però io voglio dire, mi sono dedicato da poco al Medio Oriente, probabilmente tornerò per fare questo tipo di indagini giornalistiche. La mia domanda è, ok, è morto, si riprendono, dove vanno? Vanno all'Istituto di Medicina Legale a fare l'autopsia, si fanno CSI per capire chi ha messo le bombe, le cose? No, non si fa nulla di tutto ciò. E quindi dicevo, questo è il secondo episodio. Il primo episodio erano due bombe nel quartiere due quartieri a sud di Beirut controllati da Hezbollah. Queste sono due bombe che sono esplose il 23 agosto, sì, davanti a due moschee poco dopo la preghiera. Queste si trovano anche articoli in quantità, perché è successo anche il grosso delle bombe chimiche, altrimenti non se ne sarebbe parlato. Perché due giorni prima c'era stata la questione delle armi chimiche usate, due giorni dopo quindi ha fatto notizia, ma se fosse successo 15 giorni prima non avrebbe parlato nessuno, come non parla nessuno di quello che succede in Egitto, in Iraq. È difficile trovare la punta, se non una punta mera dei morti, come se ormai fossero solo nomi, non si trova molto. E dunque, i primi erano i due episodi di Belgio, poi c'è stata questa risposta, poi c'è stata la terza, cioè le bombe di qualche giorno fa davanti all'ambasciata iraniana. E dico che sono le risposte dell'una e dell'altra, anche se le versioni ufficiali sono anche differenti, cioè che queste bombe le abbiano messe i sunniti stessi per radicalizzare lo scontro e per rinforzare la piazza, e viceversa
di Lisbona, però non possiamo risalire anche a queste prove, già che i tracci di Dante ce ne sono. E quindi questo lascia molto intendere qual è la questione. E quindi questa è una descrizione che va bene per il Libano, ma è successo anche, va bene per il Tripoli, ma è successo anche in altre città del Libano, è successo a Sidone, a Beirut, che purtroppo è sempre al centro di tutto questo, perché la situazione, appunto, da una parte la divisione è stata fatta a tavolino senza tenere conto di nulla, da una parte c'è questo scontro religioso in corso, e chi ne fa le conseguenze, dicevo, sono sempre i profughi. Quelli che perché la copertura mediatica, appunto, si rivolge più agli attentati che al profugo, al mero profugo, e quindi la copertura, tranne a ridosso, appunto, dell'attacco dell'inizio di settembre, se ne è parlato sempre poco. Io però ci sono voluto andare, e soprattutto volevo dire i vari film, qui c'è Pagliardo che mi ha accompagnato in un pezzo fondamentale, i vari pezzi, le varie tipologie, almeno ammesso che di ideologia umana si possa parlare, dei profughi, perché anche in quel caso non sono mica tutti uguali, e quindi in particolare con il giro che ho fatto con il compagno Aldo abbiamo incontrato delle famiglie di quelle abbiamo incontrato delle famiglie di profughi, e io in particolare ho raccolto la testimonianza di una signora originaria di Amma, da 7 mesi nella parte Monte Libano, che è dove sorge tra l'altro il monastero di nostro Santissimo Salvatore, dove lavora Padre Aldo. Dicevo, loro sono lì, che hanno occupato una casa la struttura di un'azienda che metteva a disposizione dei propri dipendenti, che è stata abbandonata da anni, e che hanno appunto occupato queste famiglie. Sono 4 coppie che circa, se non ricordo male, 20 bambini. Occupano queste 2 palazzine e non hanno nulla, cioè sono anche registrati, anzi sono anche di quelli più fortunati, perché sono registrati nell'UNHCR, hanno avuto ancora addirittura un piccolissimo aiuto, e non sono neanche abusivi, nel senso che l'azienda ha detto: vabbè, se volete rimanere là, rimaneteci, tanto noi vi vediamo, tanto sta là, prendetela. Altri profughi, e questi parliamo di una famiglia sunnita di Ama, e io ho chiesto alla signora, qualcuno della vostra famiglia fa parte del governo, ha in qualche modo un ruolo nelle strutture governative, o qualcuno di voi fa parte dei ribelli? La signora ha detto: no, assolutamente no, noi non abbiamo né l'uno né l'altro, sappiamo solo che ci bombardano in casa, e che meglio vivere così, cioè senza acqua corrente, senza corrente elettrica, senza che i bambini facciano nulla e vadano a scuola, piuttosto che rischiare la vita sotto le bombe. E questa è qualcosa che tocca molto, perché io lo ricordo sempre con molta, perché poi puoi dire, la dignità, quando raggiunge dei livelli tanto alti, fa anche, tocca molto nel profondo, e questa cosa mi ha molto toccato, e a me non ci interessa nulla di quello che sta succedendo, soltanto che noi stavamo muovendo e poi hanno cominciato a bombardarci. Ora, il fatto che tutti facciano questo gesto mi fa pensare che sia stato, perché dall'inizio, perché è lui che ha l'aeronautica e i livelli non ce l'hanno, quindi. Però voglio dire, gli scontri sono forti, e le persone non sono più sicure. Qui ci siamo, qui invece, e quello è stato per me lo spaccato, poi ne ho sentiti anche altri girando per il paese, lo spaccato di quelli che io definisco i profughi siriani puri, cioè siriani, perché poi ci sono tanti profughi siriani differenti, tra cui quelli palestinesi, cioè quei profughi che provengono dai campi palestinesi installati in Siria, e che di fronte a una mancanza di sicurezza nei loro confronti, nei campi palestinesi, si sono spostati verso i campi palestinesi in Libano. In particolare qui c'era all'interno del campo di Shatila, che io ho lavorato per molto tempo nelle favelas di Rio, non ho mai trovato una situazione così incresciosa dal punto di vista igienico-sanitario, neanche tutte le favelas messe insieme, veramente una situazione critica. E qui in particolare ho incontrato un profugo che mi ha
anche portato a fare il giro, perché non è andare a fare foto dentro il campo di Cittadina è una cosa che da soli non si può fare, perché ci sono una serie di norme di sicurezza interne a loro. Io poi rispetto sempre i luoghi e le tradizioni locali, però qua di solito ci si va accompagnati, dico vabbè, ci mancherebbe altro. E quindi da questo ragazzo mi ha offerto lo spaccato, in particolare lui, ce ne sono tanti altri, ma questo non è più. Ci sono anche altre immagini di siriani all'interno del campo di Shatila, che si sono, rifugiati da profughi che erano in Siria, sono andati a fare i profughi in Libano, cioè una condizione continua di profugo che non è neanche tanto facile. E in particolare questo ragazzo mi diceva, noi nel campo di Dio, cioè questo ragazzo era lì nel campo di vicino a Damasco, dice lì noi abbiamo l'acqua corrente, abbiamo una situazione igienica molto migliore di quella che ci sta qui. Qui stanno messi male, c'è l'acqua che arriva nel campo, e quella l'acqua del mare, salata e calda. Non ci si può, cosa che ho fatto anch'io perché ho vissuto 3 giorni a Shatila per fare il reportage. E effettivamente la situazione è drammatica. Lui dice no, Assad ci tratta meglio, Assad ci tutela, ci difende. Quindi questa la dice anche una sull'immagine che viene data all'estero, perché ora ci mancherebbe di dover prendere le parti di Assad, però va detto che quando io sono arrivato in Libano pensavo che Assad fosse diavolo, e invece poi mi hanno raccontato anche tante altre cose che mi hanno fatto pensare diversamente, o quantomeno io riporto delle testimonianze di persone che non sono per nulla contro Assad. Quindi non è vero che sono tutti contro Assad, non è vero che lui è il male assoluto, il male c'è anche altrove, e magari lo vedremo, lo vedremo sul finale. Dunque il palestinese mi ha raccontato questa vicenda, dicendo io stavo benissimo, stavamo benissimo in Siria, veniamo trattati meglio, lui si sono venuto via perché quando mio padre è stato colpito da un colpo di artiglieria intorno del campo, è stato centrato e vivo per miracolo, io ne sono andato. Mia sorella, mio padre, mio amico che è rimasta lì, mi sono andato via con mia moglie e mio figlio e viviamo qui a Shatila. E non è l'unico, perché all'interno del campo di Shatila, così come in tutti gli altri campi palestinesi del Libano, ci sono numerosissime famiglie di siriani che hanno trovato lì accoglienza. E io, sempre in maniera quasi sorpresa, quando sono arrivato a Shatila il giorno dopo, di mattina si vedono meglio gli effigi dei leader, mi sono trovato all'interno di un posto, ci siamo persi più volte, io e la collega Ilaria, tutto ciò è stato fatto insieme con la collega Ilaria Romano, mi piace ricordare che eravamo in due, e ci siamo persi come in tante altre occasioni, perché sono tutti, insomma, un reticolo abbastanza complesso di vicoli, e ci siamo trovati praticamente una zona che sembrava di stare in Siria, per il numero di immagini di Assad che c'erano in tutti gli altri leader e vertici dello Stato. Anche ho detto, ma Assad non è il diavolo, cioè, quindi c'è qualcuno che non è contro di lui. E abbiamo fatto delle interviste, abbiamo parlato con delle persone, sempre grazie all'intervento di io non parlo altro purtroppo, e quindi grazie all'intervento di altre persone, però l'inglese per fortuna è ormai lingua franca, e ci hanno raccontato la stessa cosa. Siamo scappati perché ci bombardavano la casa, non sapevamo che fare, ci siamo venuti qui. E tutti dicono, siamo noi qui in una situazione di estremo disagio. Sul campo di Shatila andrebbe fatto anche sugli altri campi palestinesi andrebbe fatto un convegno a parte, perché la situazione è davvero estremamente complessa. Concludo la questione profughi dal punto di vista istituzionale, cioè i profughi siriani, quelli comuni, diciamo così, che non hanno l'appoggio sociale e di comunità degli altri palestinesi all'interno dei campi, devono purtroppo ripiegare su case abbandonate. E come abbiamo visto sia nella Valle della Betà che nel Monte Libano, occupano spesse volte delle strutture di case semiabbandonate che erano una volta le case dei cristiani, che durante la guerra civile si sono spostati su Beirut e che adesso è sotto influenza drusa, e che poi hanno tentato di ritornare a costruire case. Molto spesse queste case sono rimaste incompiute, e molti cristiani sono lì e trovano asilo in situazioni di fortuna. Quelli palestinesi vanno nei campi, ma non è detto che vengano accettati molte volte, perché a quel punto si torna sempre alla questione che di cui diceva il professore, perché non è detto che all'interno del campo di Shatila siano ben visti tutti i palestinesi, perché
perché anche in quel caso c'è palestinese e palestinese, c'è profugo e profugo, e quindi la situazione è sempre molto, è molto differente. Perché in Libano si trovano queste particolarità? Cioè perché in Libano devono trovare condizioni di alloggi di fortuna o ospitalità nei campi palestinesi? Perché il Libano è l'unico governo della zona che ha categoricamente rifiutato la possibilità di montare dei campi profughi. Perché? Per evitare questo, cioè per evitare memori dell'esperienza negativa per quanto riguarda i campi palestinesi. Ha detto che i palestinesi non è che siano proprio ben visti, perché ho parlato con molti, sì, molti libanesi non palestinesi, e non tutti vedono di buon occhio i palestinesi, soprattutto in chiave di sicurezza nazionale, nel senso che un razzo che parte dal campo profughi di Tiro e arriva in Palestina, in Palestina inteso come Israele, può scatenare una guerra. Quindi sono visti un attimo, come dire, sì, però se si radicalizza lo scontro in Palestina, Hamas prende forza e fanno delle iniziative in Libano, quindi fanno le conseguenze in Libano, e quindi per questo motivo non sono ben visti. Non sono ben visti perché i campi creano difficoltà al governo, e per questo motivo il governo libanese, perché in realtà il governo libanese non c'è di fatto, da qualche mese c'è una crisi di governo aperta per la quale non si è trovata una soluzione, hanno vietato di montare dei campi profughi, quindi tutti quelli che arrivano sono alla spicciolana. Sono localizzati nelle valli, nelle zone rurali, non hanno un indirizzo sostanzialmente, e questo crea anche una questione che è brutta da dire, ma è così: i libanesi non vogliono i siriani. Tutti quelli che ho sentito, sono pochissimi quelli che hanno detto A che vengono, perché vanno detto nei numeri. Dei 4 milioni di profughi, 2 sono profughi generati dalla guerra, 2 si muovono all'interno del paese della Siria. Si muovono secondo la convenienza di sicurezza, per esempio i cristiani sono tutti a Damasco perché dalle altre parti sono tutti scappare. Dei 2 milioni che sono all'estero, circa 800.000 sono in Libano. Il Libano ha 4,4 milioni di abitanti, è come se in Italia domani nel giro di 8 mesi, 9 mesi arrivassero 11-12 milioni di profughi. Quindi oggettivamente i libanesi hanno una difficoltà oggettiva nel sopportare questo. E poi perché? Vengono disperati, perché i profughi non vengono assistiti dal governo, quindi si lanciano nel lavoro, si lanciano nel mercato del lavoro con dei salari più bassi. Quindi, frase che non si sente soltanto rispetto agli africani in Italia e ai meridionali qualche anno fa al nord, che prendono il nostro lavoro, però è una frase che ho sentito tante volte. Addirittura i ragazzi dicono: no, stasera non esco, sai, nel mio quartiere non posso uscire perché, sai, ci sono troppi profughi siriani. Sono frasi che colpiscono e che danno forte l'idea del fatto che non è così facile, che trovare una soluzione non è così facile. Ora, io dico che se la comunità internazionale si sedesse intorno a un tavolo alla ricerca di una soluzione, probabilmente la si troverebbe, e senza neanche troppi problemi. E chiudo. La conferenza di Ginevra 2 può essere un momento importante, perché, come ha detto il professore, la guerra continuerà per anni di questo passo e non si risolverà. C'è la possibilità che si trovi una soluzione. Tra ieri e stamattina l'esercito libero siriano e la coalizione nazionale siriana, che sono, diciamo, i fronti principali dell'opposizione, quelli un po' più istituzionalizzati, hanno detto che si siederanno intorno al tavolo anche se c'è il regime di Assad. Quindi un inizio c'è, la speranza è quella che possa andare avanti la pacificazione del Medio Oriente, con l'esempio che è quello recente che si spera possa terminare in miglior modo, che è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, e si spera che per una volta il gendarme del mondo e gli Stati Uniti d'America provino a, come dire, a far valere la propria posizione di primato militare, economico.